Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Frecciaverde e sono in compagnia oggi insieme a Maurizio Castelli per portarvi di nuovo questo anno la serie che l'altro anno avevamo un po' lasciato così, un po' in sospeso, abbandonato, la My Time Attack. Quest'anno il testimone se lo sono passati di mano Maurizio Bottaglio con Maurizio Castelli, rimaniamo al classico nome Maurizio, che squadra che vince non si cambia, che ci ha portato, pensate bene, per questo primo episodio del 2020 del My Time Attack al circuito di Valencia, Riccardo Tormo. Allora Mauri, ti lascio la parola a te. Ciao a tutti, innanzitutto una pista molto tecnica, molto difficile, non perché è lenta ma perché è veloce, serve tanto pelo sullo stomaco, si gira in senso antiorario, quindi il 98% delle curve sono tutte a sinistra. Quelle tre curve che sono quelle diciamo un pochino più difficili, un pochino più ostiche, sono a destra. Chiaramente raga, visto che vi dovevo riportare questa serie sul canale, ho deciso di fare qualche piccolo upgrade. Al di là di quello, come vedete già da questa splendida cornice del circuito di Valencia, non ci saranno solo ed esclusivamente piste italiane, quindi già da subito vi chiedo di lasciare un bel likeone per rientrare delle spese che abbiamo sostenuto per arrivare qui a Valencia. Detto ciò, noi andiamo a fare il briefing, ci mettiamo la tuta e ci scaraventiamo. No. Montiamo in sella e entriamo in pista. Esatto. Vai. Vai alla grande, bello raga, spero che si è visto tutto, mi sono divertito come ragazzino. Prima giornata di allenamenti terminata, visto che a sto giro sono 3 giorni, quindi abbiamo deciso di prendercela con più calma. Quindi arriviamo alla prima suonata, diciamo, che mi vai a dare a fine giornata. Esatto. Miglioramenti ce ne sono stati, cose da migliorare ancora ce ne saranno sicuramente, però voglio sentire il tuo consiglio di oggi. Sicuramente i miglioramenti in questa pista vanno da cosa maggiormente? Trattenere un respiro e cercare di frenare sempre un pochino più tardi, perché proprio perché ti dicevo è una pista molto veloce, ci sono quelle 2 o 3 staccate, vedi la prima, vedi la 13, che devono essere fatte non bene di più, perché anche è lì dove fai il tempo. Esatto. Oltre alla frenata, soprattutto nella prima curva, è di stare il più possibile vicino alla riga bianca, così da ritardare ancora di più la frenata, quindi ci prendiamo quel piccolo spazio, quei piccoli metri in più per poter anche frenare più tardi. Per fare cosa? Per riprendere il gas il prima possibile e restare comunque sia a un tot di regimi
che ti permettono di uscire alla diciamo giusta velocità, in modo da non portarsi dietro il piccolo gap di chilometri orari fino alla quarta curva. Hai visto gli onboard, sia quelli dal casco sia quelli dalla parte posteriore che mi andavano a inquadrare il culo. Cosa posso migliorare a livello di postura? Sicuramente ho qualcosa da migliorare. Sì, sì. Faccio una autocritica personale, che devo scendere ancora di più forse con la parte delle spalle, del busto, insomma della faccia, verso la manovra del gas o del simonubro dall'altra parte. Indipendentemente dalla parte destra alla parte sinistra, insomma, dobbiamo uscire di più dalla moto in modo da riaddrizzare la moto, averla più dritta possibile, così da prendere il gas in mano prima. Esatto. E questo è un concetto che ormai mi è chiaro dopo tutta sta giornata e anche gli allenamenti che comunque abbiamo fatto alla scuola insieme. Certo. Ma soprattutto dentro questa pista, come hai visto, alcune curve, vedi quelle più difficili dove si fa il tempo, iniziano larghe, poi dopo chiudono alla fine. Quindi niente, raga, per la prima giornata è tutto. Direi di rivederci direttamente domani mattina in sella insieme a Maurizio, che ci farà da coach questa volta in pista e non dalle tribune, e vediamo un po' come l'affronta lui e vediamo di migliorare la nostra guida e la nostra impostazione sulla sella. Allora ragazzi, vi metto questo giro insieme a Maurizio, che è uno di quelli che abbiamo effettuato nella sessione appunto dietro a lui, e tramite l'utilizzo di queste due camere, una sul suo codone e una sul mio casco, quella solita, vi voglio far vedere le differenze di traiettoria che abbiamo io e Maurizio. Ci tengo a sottolinearvi questo aspetto perché è una cosa veramente importante, che come vedete fa guadagnare tantissimi secondi sul crono e si riesce a fare molta più strada. E proprio su questo punto avete potuto ben vedere come 3-4 metri di distanza in inserimento vanno a cambiare in uscita. Maurizio ha guadagnato tantissimo, mentre io sono rimasto parecchio indietro. Questa regola chiaramente si applica a quasi tutte quante le curve. Anche su questa Maurizio va ad entrare un pizzico più tardi di me, e in uscita, come vedete, anche qui il fenomeno si ripete. Direi però di goderci a questo punto il resto del giro e sentire i consigli che Maurizio poi mi è riuscito a dare stando dietro. Qua torno insieme a Maurizio finito, fatto un po' da lepre, un po' inseguito e un po' sono stato inseguito. Allora, quando t'ho seguito, diciamo bene, l'unica cosa che sento è che le traiettorie mi paiono giuste in inserimento, però poi ho difficoltà per esempio sulla curva 11, dove appena prendo il gas in mano la traiettoria mi porta fuori. Questo secondo te perché? Allora, da quello che ho visto, gli inserimenti sono più o meno giusti. Esatto. Okay. Entri bene, però poi dopo ti blocchi. Okay? A livello di corpo? Io a livello di corpo, esatto. Okay. Resti tanto fermo. Quello che ti manca è l'inserimento finale, ok? Come lo faccio? Con la testa e con le spalle, con la parte superiore sopra del busto. Superiore del busto. Perché? Ho detto, entri bene, ritardi l'ingresso, però poi dopo resti lì. Come lo vado a risolvere una parte di questo errore, problema, chiamalo come ti pare? Ingannando l'occhio, la testa. Perché? Noi dobbiamo andare al punto di corda. Ma per andare al punto di corda cosa dobbiamo puntare? L'erba, ok? Noi con la testa dobbiamo stare sull'erba. Però no sdraiati. Se io guardo in basso, sì, devo vedere l'erba. Mai o la parte finale in basso. O la parte finale del cordolo, okay? Perché la moto non sta lì dove è la tua testa. Okay. Perché io sono entrato dentro la curva, ok? La moto sta sull'asfalto, sta sul cordolo al massimo. Devi violentarti un pochino. Prima di andare a fare troppi lavori sulla moto, sistemiamo la questo base. Esatto. Va bene. Esatto. Perché sei tu che guidi la moto, non è lei che guida te. Va bene, raga, allora direi che questa prova con Maurizio l'abbiamo fatta. Adesso non ci resta altro che puntare al My Time Attack, entrare all'erba. No, senza erba. Entrare e provare a battere il mio tempo.
che è sto panico? E finisce così la nostra avventura qui all'autodromo Riccardo Tormo a Valencia. Io vi ringrazio per la visualizzazione di questo video e vi invito di nuovo a lasciare un bel like, perché la serie My Time Attack è tornata più forte che mai e credo che nei commenti sarete sicuramente d'accordo con me. Adesso per me è arrivata l'ora di posare Mercury ai box, prepararla nuovamente per il ritorno in Italia. Quindi ragazzi, da Freccia Verde è tutto. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Yeah.